Bene, vedo che anche Gabriele ha messo uno sfondo a tema con l'export. Allora, buonasera a tutti, buonasera a questo nuovo evento di Unexport Manager, nuova Digital Talk, eventi che sono promossi da Unexport Manager, l'associazione che raggruppa export manager un po' sparsi su tutta Italia, ma in realtà molti di noi sono anche attivi come expat in diversi paesi al di fuori dall'Italia. Abbiamo persone che sono nel Medio Oriente, abbiamo persone attive sul Giappone, abbiamo persone associati in Polonia, diversi in Russia e qualcuno attivo negli Stati Uniti. Quindi abbiamo la fortuna di avere un ventaglio di competenze molto variegate, competenze che per gli export manager sono necessariamente sempre più variegate come problematiche, come ambiti in cui vanno ad operare, perché si occupano di commerciale, si occupano di digitale, si occupano di contrattualistica, si occupano di logistica, si occupano di branding in qualche caso per la loro parte, e tutte queste competenze insieme formano le competenze dell'export manager. Competenze che stiamo cercando di far normare, perché non era mai stato fatto prima, attraverso l'ente di certificazione UNI, che presumiamo all'inizio dell'anno prossimo vedrà la normazione dell'attività di export import manager ed esperto in processi di internazionalizzazione. Ogni volta con questi webinar, oggi è l'ultima volta di giovedì, andiamo a parlare con alcuni dei nostri associati di argomenti specifici. Oggi, l'ultima giornata di giovedì, parleremo di clienti, di prodotto, e ne parliamo con due nostre associate, quindi intervento al femminile. Parleremo prima con Lorenza Mognamonti, che è una consulente formatrice per quanto riguarda i progetti di internazionalizzazione, soprattutto specifici per le piccole e medie imprese, oltre ad essere ovviamente un tema. E con lei parleremo delle 4P del marketing e nello specifico del prodotto. Poi andiamo a parlare sentiremo l'intervento di Giuseppina Bruno, che ci parlerà del cliente, ha sempre ragione, e ce ne parlerà sulla base della sua esperienza come consulente digital e marketing e con focus sulle attività di export. Quindi avremo questo spunto di osservazione sul ruolo del cliente, osannato, criticato, vediamo. E direi di partire con Lorenza Lalmonia Monti, con il suo intervento. A te la parola. Grazie. Grazie Marco, provo a condividere lo schermo. Ecco, forse ci siamo riusciti subito. Riesci a metterlo in modalità presentazione? Ok, grazie di nuovo per l'invito e oggi cercheremo di parlare sul prodotto, un focus su una leva strategica del marketing mix. La scelta del prodotto è fondamentale per l'azienda per implementare il suo processo di internazionalizzazione commerciale. Al prodotto influenza diverse scelte, quella del mercato estero sul quale andare, la scelta del target, dei concorrenti, le modalità di ingresso e influenza tutte le altre leve di marketing, dalla promozione, distribuzione, prezzo. Tutti noi diciamo abbiamo un buon prodotto, un ottimo servizio, è vero, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che a monte abbiamo studiato le caratteristiche della domanda, dei bisogni espressi e non, li abbiamo individuati i valori che ispirano gli attori di domanda, nonché lo studio della concorrenza per non andare sul mercato con lo stesso sistema d'offerta. Quindi a questo punto ci facciamo una domanda, cioè cosa offriamo al consumatore? C'è chi dice partiamo a essere noi consumatori del nostro prodotto o servizio. Aggiungo anche che oggi il prodotto deve essere visto come un basket di attributi tangibili e intangibili che apportano valori di tipo funzionale, relazionale, simbolici. Il consumatore valuta la nostra offerta in base a tre elementi che sono dalle caratteristiche del nostro prodotto e dalla varietà dei servizi che colleghiamo e anche dal prezzo.
Quindi dovremo cercare di leggere il prodotto a più livelli, dove abbiamo un livello centrale che è quello strutturale, a un livello esterno che sono altri elementi, e quello più difficile soprattutto da utilizzare sono i servizi ausiliari, e sono quelli che ci permettono di differenziare anche i prodotti che sono poco differenziabili. Quindi partendo dal nucleo centrale del prodotto, che sono tutte le componenti, caratteristiche tecnico-funzionali del prodotto fisico, dalle materie prime, agli ingredienti, al composto, qui faccio una riflessione, la apro anche a tutti voi, che è questo. Oggi, vivendo in un periodo storico ben preciso, che è quello della globalizzazione, ha permesso una più veloce apertura dei mercati, una più veloce trasmissione della conoscenza e della tecnologia e un minore impatto delle distanze. Tutto questo si traduce in questo modo, ovvero posso trovare le stesse materie prime in casa del mio concorrente con gli stessi macchinari che io utilizzo del mio concorrente. Quindi dov'è il livello di differenziazione a questo punto? Beh, io lo percepisco nel capitale umano che abbiamo all'interno della nostra impresa, che fa la differenza, che ci permette di andare ai livelli successivi. Quindi un capitale umano altamente qualificato, con formazione elevata e competenze mirate. E in più, nei mercati a oggi più industrializzati, mercati maturi, le aspettative del consumatore vanno al di là delle caratteristiche tecniche funzionali del prodotto, ma come abbiamo visto, cercano altri valori nell'utilizzo e nell'esperienza di utilizzo del prodotto. Poi abbiamo gli elementi di differenziazione, dalla confezione all'imballaggio, alla forma e così via, ma soprattutto la marca, cioè quella reputazione che noi prima costruivamo con la visita in presenza, o presso l'azienda, o presso fiere o momenti conviviali. Adesso tutto questo ci è proibito e quindi dobbiamo cercare di trasmettere in modo trasparente e chiaro l'attenzione che abbiamo verso il cliente attraverso il digitale. E questo è un lavoro che comunque deve essere iniziato da parte delle aziende. Ecco, bisogna coinvolgere il più possibile il cliente, trasmettere quell'impatto e quella fiducia che prima riuscivamo a trasmettere di persona. Poi abbiamo le componenti di servizio che sono quelli che più differenziano, se riusciamo ad utilizzarle il prodotto, anche quelli poco differenziabili, dal percorso nel fare un ordine, dal percorso di consegna, alle modalità di formazione del personale, alle facilità di installazione, nonché alla dilazione di pagamenti e anche a come gestiamo la logistica, sempre più importanti per i nostri buyer. E in più non dobbiamo dimenticarci quello che è il ciclo di vita del prodotto, ovvero nel momento in cui arriviamo a un livello di maturità del prodotto abbiamo due strade: o ripercorrere una strada ascendente, quindi trovare un punto di differenziazione, di innovazione in qualche forma all'interno di questo basket che è il prodotto letto su più livelli, o altrimenti usciamo dal mercato perdendo tempo e risorse fino ad allora investite. Quindi anche il prodotto ha la sua durata. Poi prodotti standardizzati, prodotti adattati. Abbiamo imprenditori che hanno un prodotto ed escono con quel prodotto su diversi mercati. È una scelta che deve essere molto ponderata nel momento in cui non sono un'azienda che ha un prodotto altamente tecnologico o beni di lusso, dove l'acquistarlo o il portare questo bene fa sì di sentirmi parte di un'elite particolare, speciale, una community altrettanto speciale. E sono le marche di lusso che riescono ad utilizzare un prodotto standardizzato, riescono a trovare una segmentazione transnazionale molto più semplicemente rispetto ad un'azienda normale. Per un'azienda normale, se non rientra in queste categorie, l'adattamento del prodotto è quasi una scelta obbligata. Anche solo nella sua parte centrale, nel suo nucleo centrale, pensiamo a quello che può essere il food per la cultura islamica o la cosmesi, ma vuol dire anche saper fare un prodotto effettivamente per quel mercato. Ma perché abbiamo bisogno di adattare un prodotto? Perché il prodotto è un fenomeno culturale, ovvero è la cultura locale che determina la percezione degli individui al soddisfacimento, la capacità di soddisfacimento del prodotto per determinati bisogni. Quindi abbiamo
un ambiente da analizzare dove vive il consumatore, abbiamo fattori che influiscono il comportamento d'acquisto dei consumatori. Questi fattori sono dal culturale al sociale, al personale, al psicologico, però è l'ambiente che è una determinante. Quindi l'ambiente è un territorio vivo dove il consumatore vive all'interno, è un ecosistema che muta nel tempo ed evolve i bisogni. Quindi da parte dell'azienda vi deve essere la capacità di leggere questo evolversi di bisogni e nuovi desideri. Altro aspetto fondamentale che è un fattore di scelta da parte del nostro consumatore è l'origine del prodotto, ovvero vi è un pregiudizio da parte del consumatore sulla capacità del prodotto di soddisfare determinati bisogni o desideri in base a dove viene prodotto questo prodotto. E quindi nel momento in cui entro in un mercato estero devo valutare l'immagine del paese nei paesi in cui intendo indirizzare la mia proposta, valutare la coerenza tra l'immagine, le caratteristiche del prodotto e l'immagine del paese, le informazioni che hanno i consumatori sull'immagine del mio paese e individuare le linee di condotta più coerenti. E lascio con alcune domande che... Qual è l'immagine dell'Italia rispetto alle caratteristiche del prodotto nel paese in cui si esporta? Se si è goduto di un vantaggio competitivo e come lo si sta utilizzando? O se invece si ha un vantaggio, uno svantaggio e come si riesce a minimizzare la provenienza geografica? Qui ci sono i miei riferimenti e lascio di nuovo la parola ai relatori.